I saw you walking through the park, a bottle of gin and your beloved guitar. Your voice always gets to everyone's heart, but now it's faint. Un colpo di pistola nella notte, il rumore incessante della pioggia, un uomo che corre nel bosco, i vestiti sporchi di sangue, un commissariato. Ecco, Glauco Mauri, una pura formalità inizia come un thriller, sì, ma poi diventa altro. Beh, certamente inizia, è praticamente un giallo, diciamo un giallo dell'anima, ma ha tutti i requisiti positivi per catturare l'attenzione del pubblico. Pura formalità è quello che si dice generalmente in questura, dicono guarda, cioè, dobbiamo farle qualche piccola domanda, una pura formalità. In questo caso questa pura formalità si trasforma in una lunga notte di interrogatorio. Che cosa vuol dire tutto sommato questo testo? Che l'uomo deve sempre conoscere, ricordarsi del passato, delle cose belle e delle cose brutte. A volte noi, per pigrizia mentale, a volte perché ci fa comodo, dimentichiamo le cose del nostro passato, specialmente le cose sgradevoli. Tant'è vero che una delle frasi che importanti di questo spettacolo è quello che Onoff, che è uno scrittore interpretato da Roberto Sturno, che è appunto accusato di aver commesso un omicidio perché fuggiva come un pazzo dentro un bosco sotto la pioggia, in un suo libro ha scritto: per non morire d'angoscia e di vergogna, gli uomini sono eternamente condannati a dimenticare le cose sgradevoli della loro vita. E più sono sgradevoli e prima si affrettano a dimenticarle. Questo commissario, interpretato da me, un commissario stranissimo, ha il compito di far ricordare a questo Onof, accusato di aver commesso un omicidio, di far ricordare le cose che ha dimenticato del suo passato. Cioè, questo dramma giallo è un viaggio verso la conoscenza della propria vita, del proprio passato. Ecco perché all'inizio tutto appare strano, confuso. La sensazione che deve avere il pubblico all'inizio è di non capire bene. Ma è una cosa realistica, di che parlano? Un luogo dove ci sono un orologio senza lancette, delle domande strane che vengono fatte. Alla fine, dopo tutte queste domande, tutte queste cose nebulose, però tutto si trasforma in una, come dire, inaspettata e anche commovente serenità. Detto questo, è difficile perché se lo spiego tutto, è un giallo tutto sommato. Sì, un interrogatorio molto sui generis, sembra una seduta psicoanalitica. Esatto. Praticamente ci sono altri personaggi, ma è un grande interrogatorio tra un commissario stranissimo e un uomo accusato di essere un assassino. La cosa, quando io ho parlato con Tornatore, per naturalmente più un'opera è importante, più dà la possibilità a un interprete di trovarci fuori delle sfumature che poi sono dell'interprete più che, che dell'autore stesso della sceneggiatura. Però la cosa che mi ha molto colpito, tant'è vero che a Tornatore anche è rimasto sorpreso, è che io avevo fatto già una riduzione, portato in sulla scena, Delitto e Castigo di Dostoevsky. Anche lì c'è un giudice, un commissario, che Porfiri, che fa di tutto con tenerezza, con astuzia, con rudezza, ma anche con comprensione, di far confessare a Raskolnikov, un giovane che ha ucciso con un'ascia un'usuraia. Questo commissario, Porfiri, è convinto che lui potrebbe arrestarlo, ma vuole che lui sia stesso a confessare il proprio delitto, perché così anche l'assassino può ritrovare una specie di dignità. Ecco, la storia è un po' questa. Un commissario, interpretato da me, che cerca di far ricordare a un uomo le cose della sua vita che ha dimenticato. E poi si scoprirà alla fine che lui è veramente un assassino. Ma di chi? Punto interrogativo. Nel testo si parla a un certo punto di due rette parallele che non si incontrano mai, come se il commissario e Onof fossero in fondo queste due rette. No, questo è tanto vero che è una cosa che io, che Tornatore ha detto che ho fatto benissimo, che io ho messo nella mia, perché la mia è un adattamento con dentro anche degli interventi miei. Lui dice, si ricordava di un professore di matematica che diceva appunto che due rette parallele non si incontrano mai, tuttavia è possibile immaginare l'esistenza di un punto così lontano nello spazio, così lontano nell'infinito da pensare che le due rette vi si incontrino. Alla fine della battuta il commissario dirà, maestro,
Un'off. Lei tra poco uscirà da questa specie di commissariato di polizia e allontanandosi, questo commissariato lo vedrà sempre più piccolo, sempre più piccolo, sempre più lontano, finché, voltandosi per un'ultima volta, tutto questo non sarà che un piccolo punto nello spazio. Questo per definire che si tratta di un giallo non realistico. E questo punto improprio, chiamiamolo punto improprio come lo chiamava il professore di matematica, che due rette si incontrano in uno spazio, in un punto lontanissimo, è appunto il luogo dove avviene questa pura formalità, è un punto improprio. E questo sta a dimostrare che come due rette non si incontrano, ma si può immaginare che si possano incontrare, così questo luogo è un luogo realistico, ma si può immaginare che non sia realistico affatto. Lei e Roberto Sturno sono più di 30 anni Grazie. che fate compagnia insieme. 34. 34 anni. Quindi andate in automatico. Ogni Sì. sera però siete come due fogli bianchi che si incontrano e che cercano di conoscersi. Certo, la cosa bellissima è, tutti e due, sia Roberto che io siamo di questo parere, che le repliche sono bellissime. Generalmente tanti miei colleghi o colleghe dicono che noia ripetere per 40, 50, 120, 130 volte la stessa commedia. Invece il bello è questo, perché ogni volta lo spettacolo lo si fa in due, noi e il pubblico. È per questo che il teatro è una forma di comunicazione artistica ineguagliabile. Perché se io vado al cinema, ad esempio, io posso essere triste, allegro, la sala può essere grande, piccola, il pubblico distratto, non distratto, ma la pellicola è sempre quella. Se in teatro, come dello spettacolo dal vivo, ma anche se Pollini suona il pianoforte in una sala con un pubblico attento, in un'altra sala con un pubblico disattento, sì, lui, la sua interpretazione avrà sempre le stesse basi, ma è diverso, si suona diversamente. E così noi. Pensi quante volte un attore entra in scena, magari con un dolore fisico, io da 62, da 52 che recito, oppure ancora più grave da una preoccupazione morale, da una persona che ami e che sta male. Entri dentro, vuoi mettere tutto il tuo impegno, ma il pubblico, sei il pubblico distratto, la signora che scartoccia la caramella in seconda fila, ti senti inaridito. Se invece tu senti un pubblico predisposto all'ascolto, ecco che tu dentro di te l'interpretazione germoglia, palpita. Ecco qui perché lo spettacolo in teatro lo si fa in due, noi e il pubblico. I hope someone will close your eyes and rescue you from the dark. I know if you'll come out of it, but boy, I'll be there for you.